Con lei Anna è felice, ma senza di lei potrà mai abbandonarla. Quando Anna sarà abbastanza sicura di sé, non avrà più bisogno delle mie cure. Sarà lei stessa a lasciarmi. La guarigione che si misura dall'ingratitudine. No, dall'indipendenza. Guardo la sedia vuota e mi rendo conto che fra qualche tempo Anna non sarà più qui. Oggi Anna può fare a meno della mia presenza, perché mi porta stabilmente dentro di sé. E sono io che la devo perdere. Sento dentro come un lutto, ma questo è il prezzo di una nascita. Ora che Anna è guarita, che può parlare normalmente con sua sorella e sta per affrontare il momento del ritorno in famiglia, io penso a tutto quello che le devo. Dopo 18 mesi, due lunghi inverni e un'estate di analisi quasi quotidiane e di ininterrotta convivenza con Anna, oggi io mi rendo conto di aver imparato molto da lei. Ed è proprio per questo che voglio chiudere il diario di una schizofrenica con le parole di Freud. Questi ammalati si sono distolti dalla realtà esteriore ed è per questo che su quella interiore ne sanno più di noi e possono rivelarci cose che senza il loro aiuto sarebbero rimaste impenetrabili.